Benvenuti a Stadio Giovani, proseguiamo con le interviste di fine anno. Qui con me c'è il tecnico dell'Under 17, Nicola Romaniello. Ciao mister. Buonasera a tutti. È appena terminata la stagione, che stagione è stata? Ma sicuramente una stagione più che positiva, perché all'inizio nessuno conosceva il valore delle avversarie, nessuno si aspettava che arrivassimo a questo traguardo, perché l'unico dato che avevamo erano gli anni precedenti, in cui 15 e 16 i ragazzi erano arrivati all'ottavo posto, e questa è l'unica cosa che noi potevamo sapere, e non conoscevamo assolutamente il valore degli avversari. Quindi pian piano, col tempo, abbiamo preso consapevolezza anche dei nostri mezzi. I miglioramenti si sono visti domenica dopo domenica, e siamo riusciti a centrare prima i playoff e poi a superare il primo turno. Peccato per la partita a Milano, perché siamo usciti, secondo me, immeritatamente. Partiamo da settembre, inizio un po' in salita, poi 10 risultati utili consecutivi. Significa che questa squadra ha cominciato a carburare dopo un po'. Sì, chiaramente all'inizio fai un po' fatica, perché prendi un gruppo nuovo e pian piano, però i ragazzi hanno migliorato tutte le loro cose che chiedevo, quindi hanno avuto anche consapevolezza nei propri mezzi, sono stati sempre più pronti a ricevere queste nuove situazioni, quindi c'è stato un miglioramento progressivo domenica dopo domenica, e alla fine anche io mi sono tolto le mie soddisfazioni. Ecco, in virtù di ciò, ti aspettavi questo miglioramento costante, oppure c'è ancora qualcosina in più che questa squadra poteva offrire? Ma sai, al primo anno non è mai facile. Sono contento per il miglioramento, però sono sicuro che ci sta ancora un ampio margine di miglioramento in questi ragazzi. Però loro devono essere consapevoli e convinti che tante cose possono migliorarle. Purtroppo il dettaglio fa il calciatore, e quindi non bisogna tralasciare nessun dettaglio. Noi a Milano abbiamo subito il secondo gol su una nostra disattenzione, che sicuramente potevamo fare meglio su quell'occasione, e questo purtroppo ci ha costretti ad uscire. Ecco, è una squadra che ha segnato tanti gol, ne ha subiti anche parecchi. È la conferma del tuo modo di vedere il calcio? Com'è il tuo modo di vedere il calcio? Com'è la tua filosofia di gioco? Ma sicuramente io impronto una squadra che voglia fare la partita, che voglia essere padrona del campo, soprattutto anche con i giovani. Magari è importante, credo, trasmettere sicurezza, coraggio, perché non ci dobbiamo dimenticare che comunque facciamo formazione, quindi il risultato per noi è relativo. Tante cose le dobbiamo mettere sicuramente in secondo piano, cioè il risultato chiaramente è in secondo piano rispetto a tante cose che tu devi trasmettere. Qual è stato il momento più bello in questa stagione? No, ma devo dire, ce ne sono stati tanti di momenti belli, perché e anche di momenti sconfortanti sotto certi aspetti, però la soddisfazione è che trovi un gruppo nuovo e vedi i tuoi ragazzi che comunque iniziano ad avere un'anima, un'idea di gioco, loro stessi si sentono parte di questo progetto, e quindi questa è la soddisfazione più grande per un allenatore. In carriera hai allenato anche i calciatori adulti, se così si può dire. Che differenza c'è tra le due categorie? Ma si sa che il calcio a livello giovanile è più di formazione. Io devo dire la verità, non noto nessun cambiamento. È chiaro che con i grandi ci sono altre situazioni, altri palcoscenici, c'è la stampa, ci sono i tifosi che devi gestire, ma la passione è uguale, la passione è quella lì. A dirti la verità, oggi è l'ultimo giorno che facciamo allenamento, e sotto un certo punto di vista sono già un po' triste, perché non posso mettere piede in mezzo al campo. E questo gruppo ormai è alle porte della primavera, cosa ti aspetti poi in vista della prossima stagione in relazione a questo gruppo?
Ma sicuramente penso tanti di questo gruppo andranno a fare la primavera. Adesso non so chi e quanti, però sicuramente parecchi faranno la primavera, andranno a completare la parte restante dei ragazzi che resteranno della primavera. Secondo me si può fare un buon gruppo unendo i 2001 con i 2002. Mentre per quanto riguarda questo campionato Under 17, che impressione ti ha fatto? Ti aspettavi qualcosina in più? No, vabbè, sappiamo che magari Napoli e Roma erano una spanna sopra tutte le altre squadre. Qualitativamente hanno giocatori importanti. Diciamo che fanno un po' campionato a parte quelle due squadre. Noi possiamo dire che comunque abbiamo fatto un grosso campionato, anche affrontando Roma e Napoli. Si vedono le differenze, però magari col Napoli le abbiamo ridotte alla grande, perché comunque abbiamo fatto sia all'andata che al ritorno un ottimo pareggio. Con la Roma abbiamo fatto partite importanti, però è chiaro che è una squadra che sta lì pronta per punirti in qualsiasi momento. Due sfide di playoff contro Pescara e Milan giocate alla grande. Che messaggio ti ha dato la squadra in queste due partite? Sicuramente un messaggio importante sotto il profilo dell'atteggiamento, perché sia contro il Pescara non abbiamo steccato dal punto di vista mentale, siamo stati subito pronti, attenti, concentrati, ho visto tanta determinazione da parte dei ragazzi e questa è stata la partita col Pescara. Col Milan, che sicuramente diciamo, ha un livello superiore al Pescara, abbiamo fatto benissimo, abbiamo impattato subito la partita alla grande. Devo dire che siamo scesi in mezzo al campo e non mi aspettavo di fare questo tipo di partita. Infatti, siamo stati padroni del campo giocando contro una squadra che sicuramente ha una grandissima qualità, soprattutto nel secondo tempo, dove loro si sono schiacciati nella loro metà campo e cercavano di ripartire. Si è chiusa la tua seconda stagione alla guida del settore giovanile del Benevento. Ecco, rispetto allo scorso anno, hai notato dei miglioramenti in tutto l'ambiente del vivaio? Assolutamente sì, quest'anno abbiamo tre squadre che hanno fatto i playoff, l'Under 16 che è andata direttamente alle Final 8, quindi credo che in questo settore giovanile si stia lavorando veramente bene sotto tutti i punti di vista. I risultati si vedono perché non è facile mandare tre squadre ai playoff. Sicuramente la difficoltà maggiore l'avrà anche diciamo l'Under 15, che è una squadra nuova, quindi magari è una squadra che deve crescere poi col tempo, però devo dire che ci sono tutti i presupposti per fare bene e per migliorarsi qui. Questo Per chiudere, il futuro di Nicola Romaniello? non lo so ancora, perché non ho ancora parlato con la società. Chiaramente mi farebbe piacere rimanere, però poi dobbiamo valutare insieme alla società. Bene, grazie mille, mister, in bocca al lupo. Prego. Adesso vediamo un servizio di riepilogo della stagione e poi la chiusura. Quella che si è appena conclusa è stata una stagione molto importante per il settore giovanile del Benevento Calcio. La Primavera è riuscita a conquistare l'accesso ai playoff, venendo eliminata ai quarti di finale dalla SPAL dopo aver lottato con le unghie e con i denti per espugnare Ferrara. Alla fine la truppa di Bovienzo è uscita da imbattuta, ma ha posto delle basi solide per la prima squadra giovanile della prossima stagione. Al momento non si conosce il futuro del tecnico, ma pare che le strade dovrebbero separarsi dopo 3 anni ricchi di soddisfazioni e successi. L'allenatore casertano ha ampiamente dimostrato le proprie qualità nel calcio giovanile e adesso vuole buttarsi a capofitto in una stimolante esperienza con una prima squadra.
grande soddisfazione anche per l'Under 17. I ragazzi di Romagnello hanno chiuso la stagione regolare al terzo posto, riuscendo per la prima volta ad agganciare i playoff. Dopo aver eliminato il Pescara alla Velola con un sonoro 5-2, i Sanniti sono usciti a un passo dai quarti di finale in casa del Milan, facendo sudare sette camicie ai rossoneri per ottenere la vittoria finale di 2-1. Molti degli elementi che compongono la rosa faranno parte della primavera del prossimo anno, aggiungendosi ai 2001 già presenti. Il fiore all'occhiello di questa stagione è l'Under 16. I giallorossi hanno battuto record su record, chiudendo la stagione regolare al secondo posto. Alle fasi finali si sono sbarazzati del Sassuolo e adesso si apprestano ad affrontare per la prima volta nella storia del vivaio sannita la Final Four, che mette in palio lo scudetto di categoria. Si comincerà il prossimo 12 giugno contro l'Empoli, in quella di Savignano sul Rubicone. I ragazzi di Formisano, nominato miglior allenatore del girone, vogliono continuare a sognare. L'Under 15 non è riuscita per un punto a centrare la qualificazione ai playoff, ma i Sanniti hanno mostrato una crescita costante sotto tutti i punti di vista per tutto l'arco della stagione. Il tecnico Fusaro gli ha dato delle basi solide su cui poter lavorare nella prossima stagione, quando il gruppo del 2004 costituirà la nuova Under 16. Il futuro della strega si prevede ancora roseo. Termina così questa stagione di Stadio Giovani. Desidero ringraziare il nostro editore Oreste Vigorito, il coordinatore dei tecnici Raffaele Perrotti, la nostra coordinatrice Sonia Lantella, il Benevento Calcio, tutti i tecnici che hanno lavorato con noi e soprattutto voi che ci avete seguito. Ci vediamo a settembre per la nuova stagione di Stadio Giovani. Arrivederci!